Grazie mille per questo onore. Non ho mai pensato di potermi sentire senza parole per qualcosa, ma mi sono ritrovata un po' senza parole quando ho saputo di questo premio per la pubblicazione della Grande Distruzione. Questo è un libro che, quando inizialmente l'ho scritto, l'editore ha detto che nessuno l'avrebbe mai letto. Dunque ora, sapere che è stato pubblicato, vedere la gente che viene coinvolta dal suo spirito critico e poi vederlo tradotto in italiano e ricevere anche un premio, mi lascia effettivamente un po' senza parole. Ciò che spero il mio libro catturi è la visione critica sull'industria tecnologica, ma anche il selvaggio ottimismo e la creatività delle persone che lavorano in quel campo. La tecnologia ha portato tante brutture, ma anche tante cose belle. Così come noi abbiamo costruito e innovato consapevolmente, incoraggiando quella creatività di cui parlavamo precedentemente, non ci lasceremo condurre e controllare dalla stessa, ma sarà una delle sfide più grandi del nostro tempo. Sono particolarmente grata a Carlo Marcello Conti, Inga Conti e l'intero team di Campanotto Editore, al mio traduttore su tutti, Lorenzo Pollo, ai lettori italiani che hanno scelto La Grande Distruzione e alla giuria del premio Biella. Grazie mille per questo premio.